Se un tempo imparare l'inglese era consigliato, oggi non c'è scelta. È una cosa di cui non si può assolutamente fare a meno. Ti sarà capitato più volte di pensare voglio imparare l'inglese, ma non hai ancora concretizzato questo progetto, un po' per mancanza di tempo, un po' per mancanza di motivazione. Eh già, e specialmente se la volontà è poca, occorre perlomeno una buona ragione per iniziare. Ti dico quindi 5 motivi per cui dovresti imparare l'inglese a Londra quest'estate. Partiamo dal meno importante e poi scaliamo la classifica, così vi do un po' di suspense. Ma prima di tutto, sigla! Quinto motivo: unire l'utile al dilettevole. L'estate ormai è alle porte, le vacanze si avvicinano e sei ancora indeciso sul dove andare e che cosa fare? Pensaci, conciliare un corso d'inglese con una vera e propria vacanza ti permetterà di visitare posti nuovi e allo stesso tempo di perfezionare le tue competenze linguistiche. Di giorno studi in aula con le lezioni dinamiche e durante il tempo libero sei in giro per scoprire la bella città di Londra. Approfitta della gratuità dei musei londinesi per visitarli in autonomia o insieme ai tuoi compagni di corso. Il British Museum, la National Gallery, lo Science Museum, il Tate Modern sono tra i più importanti e grandi del mondo. Ti consiglio veramente di non perderli e di noleggiare tra l'altro un'audioguida in inglese per mettere a frutto quello che hai imparato, altrimenti che studi a fare. Quarto motivo: viaggiare diventa sempre più semplice. Partiamo dal presupposto che l'inglese è un passepartout che ti consentirà di comunicare ovunque tu vada. Se stai pianificando un viaggio, pensa ai vantaggi che avresti: chiedere informazioni, acquistare biglietti e prenotare un albergo. Solo per dirne alcuni, sarà facilissimo se sai capirlo e parlarlo. Non è una cosa da poco. Trovandoti a Londra, pensa quanto sarebbe più semplice prendere parte a uno dei tour organizzati dalle guide locali, alcuni tra l'altro completamente gratuiti e ovviamente in lingua inglese. Un'esperienza che ne sono certo ti darà tanta soddisfazione. Sono diversi i percorsi proposti, come i luoghi della Londra reale, degli street artist nell'East End o di Jack lo Squartatore nello storico quartiere di Whitechapel. Insomma, è una cosa bella. Terzo motivo: aprire gli orizzonti. Parliamoci chiaro, i libri servono, ma passare un periodo all'estero è tutto un altro discorso. Incontrando gente del posto e comunicando nella loro lingua, capendo come vivono, come pensano e quali sono le loro tradizioni, non solo apprenderai parole nuove e imparerai a pronunciarle correttamente, ma ti immergerai totalmente anche in una nuova cultura. Senza ovviamente dimenticare che Londra è una delle metropoli più multiculturali del mondo e qui conoscerai persone di ogni nazionalità con cui confrontarti e praticare il tuo inglese. Io, per esempio, ho davvero amici da tutto il mondo: America, Asia, Medio Oriente, Oceania, insomma, a Londra c'è tutto il mondo in una città. Tra le varie cose, hai mai pensato di alloggiare in una casa condivisa con altri ragazzi e ragazze proprio come te? Ti servirà come full immersion nella cultura del posto, oltre ad allenare maggiormente il tuo orecchio. In questo devo necessariamente consigliarti quindi Living London Way e trovi il link in descrizione. Scusatemi la marchetta, ma in realtà proprio mi sono sentito che la dovevo fare, ve lo dovevo consigliare. Vabbè, passiamo. Secondo motivo: destreggiarti su internet e nella comunicazione. La nostra quotidianità è letteralmente invasa da parole prese in prestito e, come puoi ben constatare, canzoni, serie TV, pubblicità e siti sono appunto in inglese. Detto ciò, non credi che questa sia già una motivazione estremamente importante per imparare e non sentirsi escluso da tutta questa grande comunicazione globale? Sveglia! Ammettiamo che tu sia venuto a Londra. Pensa a quanto sarà gratificante per te leggere e capire cartelloni pubblicitari, giornali, opuscoli e flyer, come per esempio quelli lì che distribuiscono in metro. Io, per esempio, non vi immaginate quanto mi sono sentito gratificato quando ho capito cosa significasse garlic. A pensare, io all'indianino inizialmente dicevo I would like a white ball that smell bad. Cioè una palla bianca che puzza. Che storia! Primo più importante motivo: trovare lavoro. Settembre è l'inizio di un nuovo anno e di nuovi obiettivi lavorativi. Il fatto che tu conosca l'inglese darà una spinta decisiva al tuo profilo professionale a partire dal curriculum. Avere un buon livello di inglese è un requisito fondamentale nel mondo del lavoro al giorno d'oggi e trovare un'occupazione in alcuni settori senza saperlo parlare è diventato in pratica impossibile. Oddio, ho detto alcuni settori. Esiste ancora un settore in cui non sia richiesta la lingua inglese? Ho i miei dubbi.
Certo che se vuoi andare a lavorare a Londra o più in generale in Gran Bretagna, dopo la Brexit dovrai affrontare dei cambiamenti sostanziali, è logico. Ma la conoscenza della lingua inglese resta sempre necessaria. Inoltre, marchetta di nuovo, con Living London Way, Brexit o non Brexit, riuscirai a partire in totale serenità grazie ad una copertura a 360 gradi su qualsiasi aspetto riguardo il tuo soggiorno, breve o lungo che sia. Quindi se cerchi altre informazioni ti consiglio di visitare il sito www.livinglondonway.com ed inviare eventualmente, qualora fossi interessato, un messaggio attraverso l'apposito form che trovi nella pagina contatti oppure direttamente dalla vostra email ad info@livinglondonway.com. Anche per oggi è tutto, se avete qualcosa da dire fatelo tranquillamente, commentate, mettete un bel like e anche il dislike va bene. Tu che metti sempre dislike, birichino birico, voglio bene anche a te. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!